prima generazione, stiamo cercando un responsabile. La ringrazio, siamo qui sotto tanto, eh? Grazie mille. Stiamo chiedendo se c'è qualcuno qui alla sede di Fratelli d'Italia che avesse voglia di avere un momento di confronto realmente democratico. Non si azzardi a sfiorarlo. Vorremmo semplicemente sapere se è disponibile a fermarsi, a parlare, no, di queste domande che avremmo come comuni cittadini. Allora, noi utilizziamo di solito dei segni per comunicare, ok? Direi che funziona. Un consiglio, mani nessuno, non alzate la destra, se no succede allora, un tritello. Alluvione delle Marche, 400 miliardi di danni, ne sono arrivati 60. Ne sono arrivati di più, sono state fatte opere importanti, il dato non è aggiornato. Il tema è che non si può penalizzare le nostre aziende, le nostre imprese, pensando ad aiutare l'ambiente, perché così... Aiuta l'ambiente, la vita dei cittadini. E com'era? Qualche segno devo fare per dire non interrompermi? Penso che ci siamo. Se io penalizzo le aziende e le imprese italiane ed europee che inquinano un centesimo di quello che inquina la Cina, il risultato è che facilito chi inquina di più. Quindi voi, con le vostre proteste contro le aziende italiane ed europee, favorite l'inquinamento. Ricordiamocelo, si muore di caldo, 18.000 persone sono morte di caldo. Io temo che in Italia la desertificazione, i disastri arrivino se seguiamo le vostre idee, perché le vostre idee sono quelle che portano a distruggere le nostre aziende, chi produce, a creare terrorismo psicologico, a mettere del panico ridicolo, a bloccare le strade. Non è che uno può dire in Italia smettiamo di utilizzare le fonti fossili, le utilizzano gli altri e quindi la nostra economia crolla e non risolviamo nulla per l'ambiente. Ci vogliono degli accordi mondiali da questo punto di vista. La degenerazione arriva con voi, non se si porta avanti delle idee e rimboccandosi le maniche e lavorando. Grazie, buona giornata.